Sono Alice Parma, il sindaco del comune di Sant'Arcangelo. Per chi non mi conoscesse, è per noi insomma molto importante essere qui oggi e far sì che questo incontro organizzato dall'IBC e Mulino e quindi anche la Regione Emilia-Romagna sia a Sant'Arcangelo e che per noi sant'arcangiolesi ci sentiamo un po' la patria del dialetto e riteniamo di avere una certa paternità su una storia di un periodo molto importante per la nostra città, come quella storia appunto che viene chiamata la storia del Circolo del Giudizio e di questo gruppo di intellettuali e non che nel Novecento ha deciso di fare del dialetto e non solo un modo, un metodo anche per parlare della quotidianità. Questo è un lavoro che noi abbiamo ripreso. Abbiamo costruito dei percorsi che sono stati finanziati anche grazie alle leggi dell'IBC, dell'Emilia-Romagna gestite dall'IBC e hanno permesso di far sì che a Sant'Arcangelo si sia costruito un percorso come quello del cantiere poetico, che per noi è un modo con quel pizzico di innovazione che fa parte sempre dei sant'arcangiolesi di parlare di una. Della lingua, di parlare del dialetto e di parlare di ciò che oggi può essere reinterpretato attraverso il dialetto, ma ci sono anche tutta una serie di nuovi poeti sant'arcangiolesi, molti sono qui anche oggi, capitanati ovviamente dal sindaco della città della poesia, Annalisa Teodorani, che stanno portando avanti anche proprio come cultura del linguaggio, dello scrivere in dialetto e di quello che può essere ancora oggi a Sant'Arcangelo la possibilità per una lingua. Ecco, noi non vediamo qua il dialetto come una lingua che non c'è più. Noi vediamo il dialetto come una lingua che esiste e che deve essere il più possibile capita e raccontata anche alle generazioni di oggi. Stiamo costruendo insieme all'IBC, alla Sovrintendenza, alla Regione Emilia-Romagna, un archivio del Novecento nella sede della ex biblioteca comunale, un archivio che oggi sento non si capta molto la sua potenzialità, proprio perché si ha l'idea degli archivi come di qualcosa che è solo per qualcuno o solo per necessità. Mentre invece l'idea è proprio quella di creare un polo di archivio che possa essere un centro di documentazione, che possa essere qualcosa anche che esce dallo scaffale e che esploda in alcuni momenti dell'anno, che possa essere visibile e che possa essere anche valorizzato a seconda del periodo, a seconda della ricorrenza, a seconda del lavoro che si intende fare, in un circuito molto preciso anche con le università. Quindi questo è per noi una cosa estremamente viva. E dico questo perché poter fare tutto questo all'interno di un percorso che per noi il prossimo anno sono ovviamente i 100 anni di Tonino Guerra e i 50 anni del Festa del Teatro in Piazza, che anch'esso ha un archivio che arriveremo a costruirlo, di 50 anni di storia, 50 anni di storia del teatro, ma 50 anni di storia dell'Italia, si vede tutto ed è un momento molto, molto importante anche quello. Credo che poter poggiare su una regione e su leggi che valorizzano questo percorso, e non è scontato che questo avvenga, e lo facciamo, qui c'è il mio amico Bruschi che lui tutte le volte si cimenta nel rendere vivo, no? Questi percorsi che non sono mai semplici, ci fa osservare e ci fa costruire anche dei percorsi innovativi per riuscire a farlo esplodere, questo percorso sulla lingua e sul dialetto. Quindi io voglio ringraziare veramente tutte le persone che sono qui e lascio la parola a te, giusto? Grazie. Grazie. Prima di iniziare i lavori abbiamo il direttore dell'IBC, qui con noi, la dottoressa Laura Moro, la pregavo di venire a dare un suo saluto per aprire i lavori. Grazie.
Sant'Arcangelo di contestualizzare un incontro sul dialetto e sulla poesia dialettale, però mi faceva piacere dirvi anche come si inquadra all'interno dell'attività dell'IBC. Si inquadra in un doppio modo. Da un lato l'IBC e la Regione Emilia-Romagna sostiene la salvaguardia e la valorizzazione dei dialetti con un programma che inizia nel 1994 e quindi è il dialetto per la Regione è una parte del patrimonio culturale, è un patrimonio culturale immateriale ma patrimonio culturale a tutti gli effetti e quindi viene sostenuto come si sostiene qualsiasi altro settore del patrimonio culturale, con la differenza che essendo un patrimonio vivente si porta dietro non solo le persone, le comunità di riferimento, ma si porta dietro anche i vettori di questo patrimonio, appunto, che sono le persone che lo praticano o nella poesia o nella lingua e nello scambio di tutti i giorni. Inoltre, oltre a questa attività che vede finanziare una serie di iniziative, tra l'altro qui c'è un dossier della rivista dove se siete interessati potete vedere su quale raggio ampio si inquadra questa attività. Inoltre l'IBC ha ripreso in modo sistematico un'attività di incontro e di riflessione su temi del patrimonio culturale. Da aprile scorso abbiamo inaugurato un ciclo che si chiama Patrimoni, Paesaggi e Idee. All'interno di questo ciclo, circa una volta a settimana, facciamo degli incontri per affrontare e ragionare insieme su quelli che sono i motivi, poi perché si investono soldi, risorse, competenze, idee, energie per il patrimonio culturale, che cos'è che ci spinge, quali sono i confini del patrimonio, qual è il futuro, quali sono le energie da mettere in campo. E quindi ragioniamo su tanti settori del patrimonio, abbiamo dei sottocicli, patrimonio e comunità, dove si inserisce anche questo incontro di oggi, ma anche temi sul paesaggio, sulla cultura digitale, sulla conservazione del patrimonio, sulla fotografia. E quindi all'interno di questo lungo filo rosso di riflessione abbiamo voluto per quest'anno indicare due appuntamenti dedicati al dialetto e in particolare alla poesia dialettale, perché riteniamo che la poesia sia un vettore formidabile per traghettare verso il futuro, per gettare verso il futuro il dialetto, ma perché comunque attraverso la poesia noi siamo proiettati nel futuro, perché i poeti anche quando parlano e raccontano del passato, in realtà ci proiettano verso il futuro. E quindi questo doppio incontro, quello di oggi, qui e quello che si terrà il 5 dicembre a Bologna con i professori Carbonin e Bazzocchi, che continueranno da un punto di vista di accademici, oggi qui abbiamo i poeti, invece il 5 ragioneremo con gli accademici, però si ragionerà sempre attorno alla poesia e sulla figura di Zanzotto e di Pasolini. Ecco, quindi questo è il contesto in cui si colloca questo appuntamento, che a questo punto ha un doppio significato per la nostra riflessione ed ha un significato ancora più forte per quello che è fatto qui a Sant'Arcangelo nella cornice che il sindaco ci ha raccontato. Quindi io ringrazio moltissimo i poeti che hanno voluto dedicare questo tempo a noi e Antonio Pannoni che ci condurrà in una riflessione. Grazie ancora. Bene, allora io direi di procedere in questo modo. Le persone che partecipano, i poeti, appunto, in una decina di minuti, un quarto d'ora, ci racconteranno il loro rapporto con il dialetto, come sono arrivati al dialetto, quello che fanno, quello che riescono a trasmettere, diciamo la particolarità del loro lavoro con il dialetto. Dopo magari faremo qualche domanda, qualche discussione, naturalmente, essendo, come è stato specificato nell'invito, una tavola rotonda, facciamo finta che siamo una tavola rotonda, se qualcuno di voi ha qualche curiosità e qualche cosa da dire, la prepari e la potrà senz'altro chiedere. Prima di dare la parola alla prima, che sarà Annalisa Teodorani, perché appunto lei di
is first, per dirlo in dialetto. Io due minuti li vorrei dire anch'io, sul motivo che magari mi porta a essere qui nel coordinamento. Io sono l'editore di una casa editrice che si chiama Pendragon, che è a Bologna, abbiamo pubblicato più di 100 volumi in dialetto. E è appena arrivato dalla tipografia la traduzione in dialetto bolognese del Vangelo secondo San Matteo, che sarà la nostra strenna di quest'anno. Tra le tante, abbiamo pubblicato il dizionario italiano bolognese, bolognese italiano, il dizionario sul dialetto di Argenta, stiamo per pubblicare in tre volumi i dialetti dell'Emilia Romagna curati da Daniele Vitali. Però tra appunto gli oltre 100 volumi siamo qua e vorrei proprio ricordare una delle pubblicazioni di dialetto che più mi inorgoglisce, è stata la ripubblicazione dei Bù di Tonino Guerra, immagino un volume che qua sappiate più o meno a memoria. Noi l'abbiamo ripubblicato nella traduzione che per primo gli fece Roberto Aversi nel 1974 per Rizzoli, una vicenda editoriale molto divertente che io personalmente ho voluto ricostruire in appendice al volume, perché non doveva esserci un altro curatore, un altro traduttore. Poi invece il rapporto tra Roversi e Tonino Guerra era stato talmente stretto e forte che alla fine il volume uscì così. Tre anni fa facevamo un'edizione per ricordare questa grande amicizia, e quindi mi fa piacere in questa biblioteca che appunto è piena di opere di Tonino Guerra, così poter dire che anch'io, per il mio piccolo, sono un editore anch'io di Tonino Guerra. Annalisa Todorani, direi che non ha bisogno di nessuna presentazione rispetto al pubblico, al luogo in cui siamo, beh, chiediamo proprio invece di raccontarci il suo rapporto col dialetto, come è arrivata alla poesia e che cosa vuol dire secondo lei la voce del dialetto. Buonasera a tutti, io non sono una conferenziera, quindi ho deciso in realtà di appoggiarmi così agli scritti prodotti un po' di tempo fa, quando così ho raccontato un po' il mio percorso dall'infanzia fino all'età adulta, insomma, in realtà non vi tedierò con tutto quello che ho scritto. Innanzitutto voglio dire che sono molto onorata, mi sento molto onorata di essere qui in questa che è anche un po' casa in un certo senso, con persone amiche, e quindi mi sento anche tranquilla. Io ovviamente ho dei padri importantissimi e comunque ho iniziato, diciamo, a scrivere verso i 17 anni e mezzo, ho letto così, insomma, i primi abbozzi di scrittura dialettale. E naturalmente c'è un precedente, ci sono più precedenti, spesso mi chiedono come mai scrivi in dialetto. È difficile come dire, tarare un po' gli ingredienti, dire che cosa conta di più, cosa conta di meno, quella che poi insomma è diventata un po' la mia traccia artistica, se vogliamo. Sicuramente, ecco, io nasco in un ambiente dialettofono, quindi i miei genitori e tutto il cutezzo, tutti i miei familiari hanno sempre parlato in dialetto, sono cresciuta molto con i nonni, con le zie, quindi ho ascoltato molto, mi sono molto riempita delle loro parole. E poi naturalmente, insomma, verso gli 8-9 anni sono stata portata rispetto a dove sono nata, insomma, in una casa qua del centro storico, e lì ho cominciato, insomma, a fare i miei giretti in autonomia e a scoprire anche, insomma, alcune cose dei nostri poeti legate proprio al territorio. Per esempio, c'erano delle saracinesche di una casa, adesso non ci sono più, comunque sono ancora presenti, che erano dipinte con delle poesie di Giuliana Locchi. Il proprietario di questa casa aveva dipinto con questa poesia, che è un po' una dedica a Sant'Arcangelo, che molti qui presenti conoscono. Poi c'era una formella che c'è ancora in ceramica con una poesia di Nino Pedretti, che parla di questo volo, il volo di una conchiglia adagiata sulla spiaggia. Quindi, insomma, girando in autonomia mi rendevo conto, insomma, che c'erano, ecco, dei segnali che poi sono diventati come dire, il punto di partenza per un approfondimento. E già in terza elementare mi ricordo che mi fecero imparare una poesia in dialetto memoria, è una poesia di Eugenio Pazzini, che è un
diciamo, dalla spesa, cioè insomma dai menage quotidiani che si fanno in piazza, con un libro di Giuliana Rocchi, che all'epoca era ancora viva, era il 1993-94 forse, non ricordo. E, mi ricordo che, insomma, siccome già in famiglia sento parlare in dialetto, lei arrivò a casa con questo libro e io pensai, uffa, insomma, ancora sto dialetto. Poi invece un giorno così aprì questo libro e da lì partì come una suggestione, ma lei era già morta purtroppo, quindi non l'ho conosciuta, non sono riuscita a conoscere neanche Nino Pedretti, che è morto nell'81, poi ho instaurato un bel rapporto con la sorella Gelia, che è qua presente. E poi quando ho avuto un gruzzoletto di versi un po', scrivevo qualche cosa.
poesia in italiano. Ma mi facevano schifo, mi sembravano leggere, vuote, fatue, inutili. E poi quando ho trovato il dialetto, che era una cosa che a casa mia aleggiava nell'aria perché eravamo i nonni in casa, e che misteriosamente mi era entrato dentro, cioè io non mi traiettato il dialetto senza parlarlo, no? Ero sicuro di possederlo, molto personalizzato forse, e quindi io, a un certo punto, quando mi sono accorto che questa lingua era una lingua più anarchica, diciamo, era una lingua più libera, era una lingua più, più diffusa ma rifiutata. E quando ho capito che era una lingua contro, ho pensato di utilizzarlo. E utilizzandolo mi sono reso conto della dolcezza che conteneva, una dolcezza scura, una dolcezza fatta di angoli smussati continuamente, smussati continuamente dal gusto secolare, no? Ecco, allora quando ho cominciato a sentire che aveva, come dire, che faceva delle curve più morbide, che permettevano al dialetto di entrare più in profondità dentro di me, e a me di entrare più in profondità dentro di me, quindi, allora mi sono confermato. Ma dietro c'è un'altra realtà, molto diversa da quella di Sant'Arcangelo. A Sassuolo gliene frega solo delle piastrelle. E quindi per me scrivere poesia confermava il discorso di prima relativamente al dialetto, no? Significava andare contro un certo tipo di logica. Non so se mi sono spiegato. Ecco, allora questo è il presupposto. Tant'è vero che io mi aspettavo sempre che qualche mio conoscente, qualcuno dell'ambito degli studi, no? Non so, anche universitari, così, della nostra zona, si mettesse a fare qualcosa in questo senso. Ma quando mi sono reso conto che nessuno faceva niente, io ormai ero di sgoccioli perché avevo mucchiato più di 30 anni, anche se io sono uno che cerca sempre di schivarsi le fatiche e quindi anche le gioie, ho cominciato e diciamo, e poi dopo un anno o due ho trovato una forma che mi piaceva moltissimo, che è l'ottava, e insomma in 30 anni ho scritto 300 ottave, e questo è stato il mio lavoro sul dialetto, e queste sono le ragioni, insomma. È stata una scelta matura, è stata una scelta anche da disperato, perché nessuno faceva niente, A e B, perché il dialetto era una lingua moribonda. Pensavo che ce l'avesse sentita parlare così qualcuno dei miei autori di dialetto bolognese, avesse sentito un amministratore parlare così, si sarebbe preso un colpo di gioia, perché purtroppo non c'è, devo dire, questo tipo di sensibilità quasi da nessuna parte, anzi il dialetto viene un po' visto delle volte come qualcosa che bisogna tenere vivo, come quando si fa la respirazione artificiale al morto. Allora non è molto bello lavorare in questo settore e avere un feedback da parte delle istituzioni o anche semplicemente dei conoscenti così poco. Però ecco, tu hai vissuto una situazione così molto diretta, però nonostante questo tu
evidentemente hai trovato poi in realtà un humus fertile, perché alla fine la tua attività di poeta è proseguita in maniera eccellente, sei riconosciuta, cioè, è stato quindi una, diciamo, sei risultato essere una scoperta anche per il tuo territorio, oppure questa tua produzione ti ha messo in contatto con persone che magari prima stavano nascoste, e così come un po' i carbonari continuano a portare avanti il dialetto in zone che non sono così diciamo sostenute come questa. Domanda perfetta, risposta non lo so, però, quando io ho deciso di pubblicare un libro di poesie, avevo appunto più di 35 anni, ho detto bisogna che avverta mio padre, bisogna che lo avverta. Mio padre è sempre stato un grande appassionato di poesia. Quando avevo 5-6 anni, no? Avevamo i dischi per i 33 giri piccoli, no? E non so, Randoni che leggeva Leopardi, Garba che leggeva Sepolcri, io ascoltavo mio padre. Era un grande appassionato di poesia, ma mio padre aveva l'occhio lungo. E allora dico, aspetta che avverto mio padre prima. Allora ci troviamo al Bar Carani Sassuolo, che era il bar industriale, ci troviamo lì e gli dico, papà, ho deciso di pubblicare un libro di poesia. E lui mi guardò e mi disse, ma no, ma perché lo fai? Questo è stato il suo incoraggiamento. L'incoraggiamento di uno che amava la poesia. Noi avevamo tutto lo specchio quasi completo, mi ricordo, lo specchio bianco con l'immagine al centro. Ecco, per dire, e allora, ma questa è solo metà della storia. L'altra metà è la seguente. Nel 2014 ho pubblicato un libro con 80 ottave, dopo 10 anni che non lo scrivevo. Io ho detto, beh, questo è l'ultimo che scrivo, sicuro, e allora bisogna che metta una dedica e lo dedichi il libro a mio figlio. Mio figlio allora era all'estero, dico gli telefono, si dà il telefono, glielo chiedo, e telefono a mio figlio e dico, beh Francesco, perché mio figlio si chiama come mio padre, Francesco. Beh Francesco, sai che pubblico l'ultimo libro di poesie e volevo dedicartelo. E lui mi disse, ma no papà, ma fa lo stesso, uguale dopo 30 anni. Allora quando uno è condannato così, sa perché lo fa? Lo fa perché la poesia, per valere, deve, come dire, non solo ferire chi scrive, ma anche ferire chi non la legge, chi non la vuole, chi non ne sente il bisogno. C'è un verso in una delle mie ottave che viene fuori da un mio amico, dopo ti passo bene, non parlo più, che viene fuori da un mio amico che mi incontra una sera di nebbia. In novembre proprio a Sassuolo, no? Io giravo lì per conto mio in mezzo alla nebbia, e allora questo mio amico mi arriva dietro e mi dice oh, sono contento, me l'ha detto in dialetto, sono contento perché che te ti salti fuori, che sei saltato fuori, no? Dice, perché non credere mica, pensavano tutti che fossi un matto. Questo ti ha preso un po' altro incoraggiamento. E poi mi disse in dialetto, perché un uomo senza poesia, le carne ammessa, un uomo senza poesia, carne ammessa. Io non ho mai sentito una frase così potente. E posso dire, ho capito subito che era un mendicassillo. E infatti l'ho messo più di un'ottava. Allora, questo è il punto. Se noi partiamo dall'idea che non c'è la poesia del carne ammessa, dopo quello che scriviamo ha un peso specifico diverso. Per quello l'italiano mi faceva schifo. Aveva tutti gli spigoli, rimaneva sempre superficiale in me.
Invece anche il mio italiano, perché sotto l'ottava in dialetto c'è l'ottava in italiano, l'ottava in italiano credo che riesca a mantenere un certo spessore proprio perché è filtrato dal dialetto. Ecco, quindi bisogna avere dentro di sé l'energia di andare contro, non apposta, ma per necessità, non perché si vuole conquistare terreno, ma perché non si vuole perdere. Dando la parola a Nevio Spadoni, ritorniamo in un territorio forse un po' più fertile, perché Annalisa ci parlava di camminare e trovava poesie scritte sulle serrande, invece Emilio ci ha raccontato una realtà un po' diversa. Chiediamo a Nevio Spadoni, poeta e drammaturgo, qual è stato il suo contesto di partenza. Grazie, intanto anch'io ringrazio per avermi invitato a questo appuntamento. E intanto condivido pienamente quello che ha detto l'amico di Sassuolo sulla follia, eccetera, ma volevo dire, io vorrei partire da un ricordo particolare, proprio da un fatto venuto qui a Sant'Arcangelo in occasione del, mi pare, l'ultimo convegno dedicato a Tonino Guerra nel 90, mi sembra, 91, organizzato dalla Università di Urbino nella persona di Gualtiero De Santi. Siamo a tavola, cioè io ero stato invitato con altri poeti non solo romagnoli, siamo a tavola e si alza Tonino Guerra e viene da me e fa, ascolti nel suo dialetto, nel vostro dialetto, ascolta, te ci sapiravai con sei sapitri in vincoli, porta per me un fiore sulla tomba del dottor Gioacchino Strocchi. Io lì per lì non colsi la portata di questa richiesta, ma subito dopo imparai, appresi, che Tonino Guerra era stato nello stesso campo di concentramento a Troisdorf in Germania assieme al dottor Gioacchino Strocchi, medico condotto del mio paese. Anzi, Strocchi era già medico e Tonino, ventenne più o meno, faceva leggere le sue prime poesie al dottor Strocchi, il quale lo incoraggiò tantissimo ad andare avanti. Quindi mi piace pensare che la poesia di questo uomo, nel vostro paesano qui, sia nata in quel contesto di disperazione, di dolore, di sofferenza, come antidoto, bellezza, come antidoto, diciamo, a quello stato di miseria. Questo lo dico perché io sono, assieme a Tonino Guerra, poi ho avuto altri e grandi maestri, Nino Pedretti, che è stato ricordato prima, e Raffaello Baldini, di cui parlerò dopo a proposito del teatro, e l'amico Gianni Fucci, che mi manca molto. Ho conosciuto personalmente anche la Rocchi, almeno una o due volte ci siamo visti. Ma venendo al mio percorso, io sono nato nel dialetto. Il dialetto è stata la mia prima lingua, la lingua che io ho appreso dai genitori e dai nonni in una realtà di famiglia contadina di 9 persone, di classiche famiglie patriarcali. Babbo, mamma, nonni, lo zio, scapolo, che ci vuole sempre in famiglia, scoprono di due, e 4 fratelli maschi, quindi una bella cooperativa, e si parlava solo in dialetto. L'italiano si è appreso poi alla scuola, una scolarizzazione, tant'è che ancora adesso quando telefono ai miei fratelli o loro telefonano a me, se parlano in dialetto significa andiamo a ruota lì perché non c'è nessuno, se parlano in italiano in punta di forchetta significa che lì vicino c'è qualcuno e allora anch'io giro e cambio registro. È così, no? Ho imparato il dialetto, ma anch'io come ho pubblicato solo
sono tardi. Anche se ho scritto fin da adolescente la morte del padre, diverse vicende personali abbastanza dolorose, ma mi hanno indotto ad un maggior scavo interiore, a maggiore riflessione, eccetera. E un pensare in dialetto, perché col dialetto chi è vissuto in campagna a contatto con la bellezza della natura, allora nel mese di maggio camminavamo già scalzi, adesso fischi a te con i cambiamenti che ci sono, il rapporto con le piante, gli animali, salire sul corpo, eccetera. Questi ricordi si sono fatti, sono venuti fuori in una maniera forte, queste emozioni, queste impressioni interiorizzate sono venute fuori con maggiore veemenza quando io ho lasciato la campagna nel mio paese per esigenze di lavoro, di insegnamento e mi sono trasferito in città, una città, Ravenna, pur bella nei suoi monumenti, in tutte le sue cose, ma non era la mia campagna che avevo lasciato. E quindi lì il bisogno di scrivere poesia è diventato forte, impellente. Ma anch'io ho pubblicato tardi, e ho pubblicato, se ho pubblicato è stato grazie a degli incontri fortunati. Uno su invito di un mio collega, che purtroppo è un poeta, che purtroppo abbiamo lasciato anni fa, Giovanni Nadiani, molto bravo, che ho conosciuto
e che purtroppo abbiamo perso, perso tanto tempo fa. Sono partito con una poesia breve di misura epigrammatica, seguendo una metrica, non le rime, ma una metrica privilegiando nel decasillabo il settenario, il binario normalmente, e poi mi sono trovato a scrivere dei poemetti, la misura più lunga. Non mi chiedete come è avvenuto questo passaggio dalla misura breve alla misura lunga, non lo so, le cose vengono di suo piede, vengono così, sono è avvenuto. E questa è stata la fase che io definisco preparatoria ai miei lavori teatrali. Ma venendo al discorso del teatro, devo dire che anche qui si tratta di incontri, o meglio di un reincontro, che ho incontrato dopo, a Ravenna dopo 20 anni che non la vedevo più. Una mia amica dell'adolescenza, era nel mio gruppo, io ero qualche anno più avanti, nel gruppo che ci frequentavamo normalmente, ed è l'attrice Ermanna Montanari del Teatro delle Alpi di Ravenna con il regista Marco Martinelli. Da questo incontro, questo reincontro, Ermanna, che veniva dai miei luoghi, parlava la mia stessa lingua, il mio stesso dialetto. Guardate che noi parliamo di dialetto romagnolo, ma chiaramente sbagliato. Qui abbiamo studiosi che la sanno più lunga di me, che lo sanno bene come i dialetti cambiano anche in un giro di pochi chilometri. Parliamo di diversi dialetti qui in Romagna, tant'è che il vostro dialetto di Sant'Arcangelo per noi è abbastanza ostico, o viceversa, il nostro di Ravennate forse per voi. Dicevo, questo incontro con Ermanna mi ha portato poi a scrivere alcuni lavori teatrali in dialetto, cuciti su di lei, sul suo corpo, sulla sua voce politonale. E l'US è stato, diciamo così, l'esordio, un lavoro che è stato portato perfino a Shanghai, in Cina, New York, Mosca, Berlino, oltre le città italiane, tradotto con la translation naturalmente sotto, portato in giro per il mondo. Questo è l'isola di Alcina, un altro lavoro che amo ricordare. Voi pensate che una scrittrice americana, Susan Sontag, quando ha visto l'US più volte, mi ha detto perché l'ho incontrata, è rimasta affascinata. E io ho detto, cosa ha capito? Insomma, cosa ha capito di questo del mio dialetto, tuo americano, eccetera. Ecco, mi sono abbandonato alla musicalità del verso, mi è piaciuto molto, naturalmente, conosceva. Ecco, questo non mi dilungo per equità con il rapporto con gli altri, però questo è stato il mio passaggio. Ma che rapporto c'è tra poesia e teatro nella mia esperienza? Il rapporto direi che è questo qui. Io penso che nei miei lavori teatrali siano sostanziati i miei lavori di poesia, nel senso che inserti, lascerti di poesia all'interno di un percorso narrativo, quindi narratività e momento poetico. Ho privilegiato il monologo, e anche questo il monologo è una forma più nuova rispetto alla commedia tradizionale. Ho usato un plurilinguismo, perché ho usato anche diversi espressioni dialettali inventate o meno e anche lingue, e poi con una metrica, una misura più attenta, con parole più cercando di rendere più adeguato. Il teatro oggi, il teatro moderno, è un teatro di squadra, dove si costruisce, diciamo così, il lavoro un pochino così in ferri, piano piano, insieme in un rapporto osmotico, in un rapporto di dialogo continuo, di incontro e anche di scontro, dove anche il regista ha la sua autonomia rispetto al testo. Io non è che presento un testo a un regista e dico: ehi, dalla prima all'ultima parola tu me lo devi interpretare. Assolutamente, è carne da macello, e questo chi scrive deve essere consapevole di questa cosa qui. Vorrei aggiungere tante altre cose, ma lascio la parola.
rimasto lucido. Grazie. Nell'intervento di Nevi adesso ha detto una cosa che ovviamente sappiamo, cioè la musicalità parla al di là della comprensione esatta del testo, e Annalisa prima diceva che quando lei compone direttamente in dialetto oppure compone in italiano molto diverso. Ecco, ma sul problema della traduzione e della traslitterazione, che sono due problemi che attengono al momento in cui poi la voce del dialetto deve trovare un medium diverso da quello della voce o del filmato, ma quello della carta, appunto. Uno di voi ha pubblicato libri e sa che c'è proprio un problema legato alla traslitterazione di alcuni fonemi che naturalmente devono poter essere interpretati correttamente. Una S deve essere dolce, una deve essere aspra, una vocale deve essere aperta, una vocale deve essere chiusa, e questo è il problema. Ecco, da un lato questa, quindi la traslitterazione, e dall'altro la traduzione. La traduzione ovviamente non è mai fedele. Se voi pensate che Torino Guerra, si sa il livello di scrittore che era, però questo libro Rizzoli, il direttore editoriale di Rizzoli, allora disse che lo voleva far tradurre a un altro poeta, proprio per avere quasi una doppia interpretazione. Quindi Roversi fu tradotto da, scusate, Guerra fu tradotto da Roversi. E nel carteggio certe libertà che si era presa Roversi, Guerra gliele contesta, poi dice, beh, va bene, può anche essere così, è un'interpretazione. Quindi volevo chiederti, così, proprio nel momento in cui devi dare alla stampa un volume, qual è la tua preoccupazione? Il fatto che magari la traduzione non abbia il suono del dialetto è una ferita grossa per te? Intanto mi viene un po' da sorridere, perché vai con la vita pioggia. perché in realtà io, cioè, molti anni fa, quando incontrai Gianni Fucci, lui mi corresse, insomma, mi spiegò. Poi alla fine, quelle due o tre regolette, insomma, sulla quantità delle vocali, le consonanti, insomma, le ho apprese da lì, insomma, come sono andata avanti. Però sì, effettivamente il discorso della fonologia è un discorso, insomma, molto ampio, molto complesso, volendo, insomma. Io quindi faccio sempre, insomma, una traslitterazione molto basic, molto probabilmente, insomma, anche non corretta, però in realtà, perché più che altro per me c'è l'urgenza del dire quella cosa che scrivo, cioè, quindi e per quanto riguarda la traduzione, diciamo che sì, la curo io, insomma, però ci sono anche, insomma, poetiche si sono fatti tradurre, insomma, credo che non vorrei sbagliare, forse anche Nino, una volta. Nino Pedretti si era fatto tradurre, qualcuno gli aveva tradotto delle poesie. No, forse anche io. No, allora non sbaglio. E quindi, insomma, in realtà però sono più che altro delle traduzioni di servizio, insomma. Cioè, alla fine più che altro è la parte dialettica. La valuta è totalmente secondaria. La resa in italiano la metto in piccolo giusto perché uno possa capire. Perché possa capire, sì. Certo. Cioè, non che non sia importante, perché insomma effettivamente quel dialetto, si sa che con i nostri dialetti, insomma, da noi si dice Sant'Arcangelo, noi arriviamo alla curva di Babbi, cioè che è hai ragione. Quando si chiede il prodotto, che impressione ne ha? Beh, è bello, innanzitutto è bello sapere che comunque c'è qualcuno che in quel momento si è preso cura di te e delle tue parole e ha deciso di tradurti nella sua lingua. E noi siamo anche in questa antologia, meglio, Minorities,
Insomma, praticamente era un progetto. Siamo stati, sì, alcuni sono stati tradotti in inglese, quindi insomma è stato anche carino vedersi come si viene fuori da altre lingue. Ecco, a me interrompe su qui. Volevo dire che l'università di Bologna, cioè sede di Forlì, scuola interpreti e traduttori, un anno fa, nella figura di alcuni insegnanti mi hanno fatto la proposta di fare questo esercizio qui di traduzione delle mie poesie in diverse lingue, 14 lingue, ma pensate, anche cinese, giapponese, eccetera, quindi con gli insegnanti di madrelingua o gli insegnanti, eccetera, hanno fatto questa operazione. Chiaramente io, di là delle pochissime lingue che conosco, francese, spagnolo, per esempio, un po' non sono in grado di dire che cosa abbiano bestemmiato in queste traduzioni, però d'altro lato io quando leggo Iese nel blog, leggo il russo, leggo in traduzione, quindi bisogna fidare. Per quello che riguarda la mia esperienza, io mi sono pentito l'unica volta che ho fatto tradurre alcune cose ad un signore, che non faccio il nome, ha fatto una traduzione perfetta dal punto di vista dell'italiano letterario, proprio raffinato, però io non mi sono riconosciuto in queste cose qui. Tant'è che un critico poi mi ha detto: ma perché fai quello degli altri? Ma traduci da solo. E allora io ho pensato che nella mia, anche così, semplicità, modestia, dico: è meglio che io faccia una traduzione alla lettera che favorisca la comprensione del testo, piuttosto che in qualche modo non renda la traduzione il concetto in pensiero che io voglio dire. Quindi io sono sempre per una traduzione che favorisca la comprensione, il più possibile letterale, più possibile, oppure una mezza strada, e non letteraria raffinata, che poi dopo magari percorre altri sentieri. Per quello che riguarda la grafia, i segni, eccetera, anni fa, molti anni fa, so che un'equipa di studiosi di varie aree geografiche hanno concordato elementi di grafia comune, per dire i segni diacritici, gli accenti, il circonflesso. Ecco. Per quello che mi riguarda, io ho cercato di attenermi il più possibile a questi criteri, però è sempre bene, dopo ogni volume che uno fa, mettere alla fine alcune note, alcune indicazioni precise per chi, soprattutto non è, non dico romagnolo, ma non è della tua area, insomma, perché possa fare una lettura il più possibile appropriata. Vi faccio un esempio banalissimo: io sono molto pignolo nel mettere ad esempio il puntino sotto la S e la Z quando sono dolci, perché altrimenti uno rischia di leggerle come S e Z. L'esempio, ad esempio, è Gias, io dico Gias, Zaso, metto il puntino sotto le due S. Se dico Sas, Aspro, no, non lo metto. Certo. Torno verso Emilio, mi sembra di avere casualmente qua una zona ricca, e qua una zona del resto, come se ci fosse un po' di... Ma questo lo dico anche... Scusa? E qua parlo di essere bellissimo, ma anche a lei che posso fare il piastello. No, devo dire che come casa editrice Pedagog siamo anche gli editori della RID, la rivista italiana di dialettologia, è la rivista più importante dell'accademica dell'ambito degli studi di dialettologia in Italia, e devo dire che sono andato, prima appunto di questo incontro, andato a vedere un po', c'è una parte di recensioni, di segnalazioni di tutte le pubblicazioni che vengono pubblicate a riguardo del dialetto. Sono andato a vedere cosa c'era nell'area del modenese, effettivamente c'è molto poco, quindi a sostegno di quello che dicevi prima, diciamo, non è una zona nella quale il dialetto, naturalmente si parla quasi esclusivamente di testi di studio, non testi di poeti, non testi di letterari o di poesia, semplicemente di studio. Però ecco, volevo sapere, per quanto riguarda la tua problematica nella quale sei tu, sei questo studio, diciamo, un po' della fonetica, questo appoggio, cioè, come ti regoli tu? Certamente. Allora, dunque, qual è la questione? È che quando ho cominciato,
quando si comincia si è convinti, no, di una cosa, ma si apre la porta al dubbio per riuscire. E quindi io per esempio sono partito da questa semplice idea. Io ho due mani, perché ne devo usare una sola? E quindi per me l'italiano della traduzione ha la stessa importanza del dialetto. Con la sinistra il dialetto, la sinistra che è la lingua, cioè che è la mano più misteriosa, quella che ti porta sempre dove non sai, dove c'è più penombra, ma anche probabilmente c'è un oro più depurato. La destra, che invece è la mano più controllabile, che ti dà la chiarezza del gesto, la precisione del movimento e la quasi certezza del punto d'arrivo. Allora l'italiano è la destra e il dialetto è la sinistra. Quindi io fin dall'inizio, a livello un po' razionale, però scusate, ho pensato questo. E questo mi ha molto aiutato, perché proprio perché sono un po' così, un po' sfaticato, no? Buttare via qualcosa che ho mi si affatica. E allora, siccome io conoscevo due lingue, il dialetto e l'italiano, dico, aspetta che le uso tutte e due, meglio che posso, se riesco chiaramente. E devo dire che la ragione per cui ho tenuto botta per 30 anni con le ottave è legata a questo fatto. È legata al fatto che la complessità, quando tu ci entri, non ti lascia più stare. Più è complessa la cosa che tu, come dire, tocchi e in cui piano piano sprofondi, e più la odi e la ami. Secondo me. Ecco perché quindi io, che sono, lo ripeto per l'ultima volta in un'altra forma, sono un super rinunciatario, non ho mai rinunciato all'ottava. Così. Tant'è vero che quando nel 2001 pubblicai, anzi Gazzanti mi pubblicò 133 ottave, il direttore di allora, che si chiamava Piccioli, mi propose il testo a fronte, perché a lui erano molto piaciute le traduzioni, per dare importanza. E io gli dissi, guai, non si può, perché sono una poesia sola. Difatti, cerco di farvi vedere da lontano, poi casomai me ne leggo una, perché io ero venuto con due poesie sulla voce del dialetto. E allora voi vedete che le mie ottave stanno una sotto l'altra. Ecco, quindi alla fine, voglio dire, per me la traduzione è esattamente come il dialetto. Qual è però la questione? Che se mi si chiede, come è stato chiesto prima, se uno comincia dal dialetto o dall'italiano, io rispondo con una frase che piace molto mio padre, che non era fascista, ed è me ne frego. E io me ne frego, cioè fin dall'inizio me ne sono fregato, perché non so come dire, quando tu cominci a giocare a calcio, non so se qualcuno ha visto una partita in vita sua, io ne ho viste migliaia, no? Quando uno comincia a giocare a calcio, lo fanno palleggiare. Poi però il più bravo a palleggiare non è mai più bravo quando si sta nel campo. Mai. Perché? Perché chi sta nel campo deve riuscire a proiettare le dimensioni smisurate del campo. E questo è il punto. Allora, se io ho la destra e la sinistra, se io ho, come dire, la vocazione alla libertà di una lingua orale, ma come dire,
lunghissima e fu terribile. Perché devo stare lì a preoccuparmi di 1200 cose? Io ho sempre lavorato a spazzare via e mi collego al problema della segnatura, no? Soprattutto delle vocali. E il mio lavoro è stato nel corso degli anni tirare via, perché ho detto già c'è il muro del dialetto per chi legge. Sopra il muro del dialetto mettiamo i cocci, tanto per citare Montani, mettiamo i cocci dei segni. Ma chi è che si avvicina? Chi è che prova davvero a scavalcare? Allora ho lavorato e in questo libro, dove ce ne sono 256, cioè quasi tutte, adesso sono arrivato a 300, spero che qualche editore me le pubblichi, e insieme, perché per me sono un piccolo poema, e in questo qua ho messo semplicemente una nota all'inizio dove dico che le E e le O aperte, no? Non le ho segnate, ho segnato solo le E e le O chiuse, che sono la percentuale più bassa. È l'unico segno che metto, a parte in certi momenti in cui c'è quindi il mio discorso è molto semplice. Per me la traduzione è importante come il dialetto, con un problema, un punto, che però scusa, ti faccio perdere un secondo solo perché questo è fondamentale. Però quella traduzione lì passa attraverso le macchie del dialetto, anche se io all'inizio posso aver avuto l'idea in italiano, nel discorso di prima, o posso aver avuto l'idea in dialetto, per me è uguale, quindi me ne frego, ma in ogni caso sempre la traduzione passa in qualche modo attraverso le maglie del dialetto, quindi è una lingua che si spocca di dialetto. E allora che cosa succede? Succede che il dialetto si sporca di italiano, perché io metto lì anche, dialettizzo anche dei termini italiani, e l'italiano si sporca di dialetto. Perché, se permettete, posso chiudere adesso con la poesia o dopo? Va bene. Allora, no, perché io ero partito dall'idea di leggere due o tre ottave. Idea, siccome il titolo era La voce mi pare del dialetto, io avevo preparato queste cose. Bisogna che la voce si sporchi perché si caratterizzi. Pensate ai cantanti. C'è un cantante con una bella voce, basta, non lo vuole nessuno. Deve avere una voce segnata. Deve avere una voce diversa, no? E questo è un particolare. Allora, vi posso leggere, però piano, scusate, sì, così ne leggiamo, un po' tutti, due ciascuno, allora ne leggo due. E allora, la prima che vi leggo, prima in italiano e poi in dialetto, mi sembra anche una maniera più civile di parlare di dialetto, di leggere insomma le cose che sono scritte, insomma anche più umana. Questa è una poesia che per me è il centro di ogni discorso sull'ottava, no? E a me piace questo libro perché se lo apro all'inizio, avevo 38 anni, se lo apro alla fine ne avevo quasi 70, quindi questa è una poesia che avevo scritto qua prima dei 40 anni. Comunque per me è rimasta centrale casualmente la numero 88. Un professore di Berkeley mi aveva chiesto, che conoscevo, mi aveva chiesto cos'era per me l'ottava e io gli ho risposto con l'ottava, che è questa. La leggo per me. Ma è così pura che non pare neanche una voce, come se fosse carta velina dentro, una crosta d'aria e due parole in croce, senza prima né poi, appena o mentre, lasciato apposta passare, quasi di nascosto, dietro pensiero che pensare, uguale a sentire, e ciò
ciò che passa nel buio diventa luccicante, più si disfa nell'aria e più lo senti accanto. Cioè quello che vi portate a casa, tutte queste chiacchiere, sono briciole. E solo se qualcuna di quelle briciole si ricompone in un pensiero nuovo, quando siete a casa, vostro, allora è successo qualcosa. Ve lo leggo in diretta. Non è che se fina campagnana vaus, come che la fosse cartablena dentro, una gastadale da parole in cross, senza prima ne pope, non mente, la se posso passare così da scaus, ad appesare pezzelle, quella sente, e quel che passa in l'orba spadusente. Io stesso mi lavi anche da sentare. Ecco, grazie. Devo dire una cosa che è fondamentale. L'importante è che il dialetto non si capisca. Sì, esatto, benissimo. Allora, finisco con... Finisco con quella sulla voce, che è la 34 di questo libro, che parte da un'idea, in italiano. Il primo verso dice voce, fuci intelligente del respiro. Cioè, la voce è la fuce a cui arriva il fiato quando si traduce in intelligenza. Ma questo è un po' l'idea. Voce, voce intelligente del respiro, fiato fiorito in aria sull'orlo del futuro. Basta che tu non voglia stare a dire per dire, a rinnegare col detto il tuo mare scuro, dove dormono i segni, i sogni da capire, dove trema la realtà ma senza muri. E si sente a ogni respiro il tempo sterminato, andare e venire col fiato. Cioè, solo se noi peschiamo in noi il tempo sterminato, allora la voce diventa voce intelligente del respiro. Voce intelligente dal respiro. Pietro illuminare allora dal futuro, basta che non voglia stare a dire per dire, a rinnegare col detto al tuo me scuro, vi do ogni segno in segno da capire, tu trema la realtà ma senza amore, e assento ogni respiro al tuo stremmeno, andare mio, col fiato. Smerge e tamares, un gazzolè all'usel che stiene sì per al comet la sera, la voce che sono toti la salseva, la festa d'un paese. C'era la croce da mi famis ciuncle, da i rocci sopra camal ser d'inverno, la nebla fura con dal pente al ziri. Voce de silanzi che ton strase per, bastò primis capos, fontina c'era, c'era parola. Un sei, fratello che c'erma, e me, ma grappa te, come capos. Fin da ragazzo ti ho cercato, eri nel vento che smuove il tamerisco, un cinguettare sommesso di uccelli che preparano il cielo per gli aquiloni della sera, quella voce che su tutte si levava, la festa di un paese. Eri la croce della mia famiglia schiantata, le urla su per il camino, le sere d'inverno, la neve là fuori con orme leggere, voce del silenzio che mi stringi il petto, bastone per i miei inciampi, fontana chiara, sei una parola, un segno, fratello che chiama, ed io mi aggrappo a te come posso. E a ridere di te, rideremo del tempo.
in baldì che è in pace in prissia, mo si sarmessa i las dal nobbiechi con i tugnecca ed è. L'acqua e i soli a resni e curniso, e le saura che te cambia ca, e podea snacche so per le trastrea, santa l'odore de pe appena fate, che pesce un carro e la ruota è la dega d'un molto. E allora sarà come tornata bac, t'admitiva la berba di furmento e soltiva in tal scolto con pugno mato. In tumpi ruolna schela longa, in ciudarani pes, e a lei firo come stetrizzes, a ridare d'età cuscia futì. E mi vengono a dire che gli anni non passano in fretta, ma se si mescolano gli ansiti delle notti bianche con i tuoi gemiti al giorno, l'acqua e il sole hanno arrugginito il cornicione di già ora che tu cambi casa. Può darsi anche che giù per l'altra strada tu senta l'odore del pane appena fatto, che passi il carro e la ruota dia due giri. E allora sarà come ritornare al ragazzo, ti mettevi la barba di grano turco e saltavi sulle pozzanghere come un matto. In un piolo di una lunga scala inchioderemo i passi e lì, fermi, come statue di gesso, rideremo del tempo che ci ha fottuti. Qualcosa in dialetto bolognese,
ve lo dico io, Arte.